Presentate a Palazzo del Carmi nelle giornate di primavera del FAI dal 21 e 22 marzo. Cosa prevede il programma? Il programma quest'anno prevede una doppia organizzazione per quanto attengono le visite in città e fuori città. Abbiamo attenzionato un percorso extraurbano proponendo alla cittadinanza di visitare la chiesetta di Santa Lucia in campagna che sembra essere una chiesetta di nessun interesse. Invece forse una fra le chiese più importanti del Caltanissetta, addirittura poco fa parlava il, il sovrintendente, che ci sono pure delle testimonianze addirittura bizantine, per cui è un monumento da attenzionare, non una semplice chiesa di campagna dove fare la messa la domenica. Poi abbiamo attenzionato il, il sito di Ghibli Rabbib, che è un sito importantissimo per Caltanissetta, non è stato mai attenzionato da nessuno, però rappresenta uno dei siti archeologici più importanti del territorio, insieme ad altri, ma sicuramente un sito importantissimo. La prefettura ci ha messo a disposizione, grazie alla dottoressa Cuginotta, prefetto... Attuale i, gli appartamenti privati dei, della prefettura a disposizione del prefetto. Ci avevamo tentato circa 3, 4 e 5 anni fa, ma non ci eravamo riusciti. Quest'anno siamo riusciti. L'ultima visita. Uh, Ultima non per importanza ma solo per cronologia, è la visita al Museo Diocesiano dove il sabato mattina e la domenica mattina si potranno visitare alcune sale e alcuni dei tesori più importanti con particolare attenzione ad un paramento sacro, una pianeta che è stata restaurata da poco, che è tutta in corallo del Settecento. Poi il, la domenica pomeriggio eh, abbiamo insieme al Museo del Gesano oh, attenzionato una mostra che verrà aperta alle 18.30 dove verranno, es, verranno esposti dei corredini eh, sempre di bambinelli di cera eh, molto antichi e molto importanti. Ci sarà anche la partecipazione di studenti di diverse scuole in qualità di ciceroni. Sì, è uso per quanto riguarda le due giornate di primavera che tutto ciò che riguarda l'attività culturale da portare all'esterno venga affidata ai ragazzi delle scuole. Io ho preferito utilizzare i ragazzi delle scuole superiori perché hanno molto più, sono molto più attenti nell'acculturarsi e nello studiare bene i siti per poi essere in grado di dare a chi è che chiederà tutte quelle informazioni che nella normalità non, non si conoscono e che invece, con l'assistenza e la cura di chi ha studiato, possono essere delle informazioni importantissime. Un tesoro per Caltanissetta.